Siamo qui con Dennis Bruno, ieri un argento nella vertica, oggi oro a squadre, quindi un momento difficile è finalmente passato. Ma diciamo che sono arrivati due buoni risultati, ieri l'argento, oggi l'oro, però la forma non è ancora quella che io vorrei, sto guarendo, le sensazioni migliorano piano piano e sono molto contento che pian piano arrivano anche i risultati, che così mi tirano un po' sul morale. Un avvio di stagione condizionato da un po' di problemi fisici, però ora la stagione è ancora lunga, c'è ancora occasione per rifarsi, vero? Sì, la stagione è ancora lunga, siamo solo all'inizio, quindi bisogna stare tranquilli, guarire e poi una volta che uno sta bene i risultati arriveranno in seguito. Obiettivo stagionale? Ma ormai diciamo che la Coppa del Mondo un po' me la sono giocata, però puntare a fare bene nelle singole tappe, soprattutto poi ai campionati europei a Tambre di fine febbraio e per finire il trofeo Mezzalama, che è sempre una gara importantissima. Tu hai un socio collaudato col quale ti trovi molto bene, quindi Coppa del Mondo a coppie? Sì, la Coppa del Mondo a coppie puntiamo a fare bene, perché io e Manfred siamo anni che siamo molto affiatati, corriamo sempre insieme e quindi cerchiamo di fare bene, anche se le gare a coppie sono gare molto dure, molto lunghe, ci impegneremo al massimo per ottenere buoni risultati. Quest'anno la Pierramenta rientra tra le gare di Coppa del Mondo, provare a bissare una gara che hai già vinto non sarebbe male. La Pierramenta è una gara mitica dello sci-alpinismo, se non unica. L'abbiamo vinta una volta che siamo andati lì per fare esperienza e ci è andata bene. Dopodiché abbiamo avuto un po' di problemi, una volta una crisi, una volta Manfred era malato. Sarebbe bello tornare a battagliare e vincere, certo, è la cosa più bella. Allora in bocca al lupo per questa stagione. Crepi.